Beh, andiamo avanti, vediamo il secondo artista. Questo l'hai già conosciuto dal nome. Sì. Signore e signori, abbiamo qui il grandissimo chirurgo dalla mano più leggera d'Italia, Claudio Ravera, di 49 anni. Grazie. Bene, professore, benvenuto. Bene, sembra più un venditore di palloncini. Guardiamo, sì, perché prego, questa prego. È la mano che lui opera, capisci, con la destra. Ecco, essendo quei palloncini, questa è leggera, capito? Non senti niente. Ma infatti sei tu che lo conosci. Prego, prego, professore. Prego, cosa... Che mi chiama a me? Ah, oddio. Visto, che bella cosa, visto. No, però io non mi voglio fare, niente, professore. A volo a volo, a volo a volo. Io sto bene oramai... Un intervento a volo a volo, eh? Ecco, mo se ne va Loretto. Oh, ma questi tirano sul serio? Che fanno? Lo da me questo? Grazie. Eccola. Che sta facendo? La preparazione per l'operazione. Si sta scaldando. Tutti i muscoli, l'aria. Capisci, col diaframma respira, certo, perché si certo. Deve tranquillizzare e deve tranquillizzare anche chi opera, capirai? È pesante. Guarda, guarda, ecco. Quella potrebbe essere una protesi già, o no? Un po' grossa. Per un sederino, no? Professore, non faccia così, che io... Vabbè che lì abbiamo un'infermiera, Gabriella, può intervenire... Capito? Questa è una protesi da sederino brasiliano, quello che non scende mai. La lancia a te, guarda, la lancia a te. Oh, maron. No, grazie, io già ce l'ho un po' pronunciato, diciamo. Grazie, professore. Posso? Grazie! Complimenti! E con questo sto a posto, ci rivediamo fra un paio d'anni e poi ne parliamo. Professore, grazie! Grazie. Claudio Ravera! Complimenti. Grazie Claudio Ravera! È un mimo, complimenti! Praticamente questa... una protesi gratis, tu capisci? Intanto ne metto da parte una. Poi si pagano fior di soldi, tu a tutta gratis. Ancora altri showman. Non finisce ancora.